parla. Ma sono, sono nome già, mi sembra. No, 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 ma voglio dire, però no, mi sembra. Però corretto dal punto di vista politico, perché lui si sottrae al confronto. Se sicuramente. Mi è stata chiesta una cosa io, non so se lo sai, tu gli chiedi neanche a dare passando. Sono un rapporto, non so se. Io sta cosa devo, cioè io. Valutate la voce. Quindi. Questa cosa di dare Gianni la pompa perché. È un aspetto. Sì, ma aggiungo oggi già, non sono in partito che questo può in una posizione, non in una posizione per me capito. Però. Però se avete rapporti chi dice che sì, per te. Sì. Non è un problema. Però c'è da stare Nicola Landolfi secondo noi, e secondo me c'è da stare qualcuno della vecchia del. Se facciamo, solo Gianni. È un punto, però se facciamo un manifesto, una locandina, un manifesto, un invito che. Siccome ho preso una bozza di Antonella, so che quella di Napoli era senza nome, solo il nome tuo, quella di Gianni. Non è per il nome mio, c'è solo l'incontro con Gianni Mattello. Per evitare questo, io glielo chiederei proprio perché sono dell'idea che lui ha messo la parte della ragione e l'altra parte del torto. Questa è scuola di Simone. Ma perché già da stato segretario provinciale si chiede e poi decide lui che cosa fare. E secondo me uno del gruppo storico che in qualche modo sia anche un riferimento, un uomo d'immagine, di battaglie, o è Antonio Zitto o è Palmiro Cornetta. Secondo me Palmiro perché è l'uomo che ha detto no, la persona che ha detto no a Berlusconi, cioè è anche una segretaria provinciale, quindi può farmelo come faccio a spiegare io come fa. Però secondo me c'è da stare, lui deve essere costato in questo modo. Dopodiché io non farei lavorerei così come abbiamo sempre fatto con il gruppo di Gianni, tenendo quei giusti come dire rapporti di correttezza e dopodiché escono i risultati, si fa tutta la battaglia, però evitando di far sembrare questa cosa che arriva il Mofana, la cosa contro De Luca, contro Landolfi, contro il Mastruzzo, contro Cristo e contro quest'anno. Abbiamo tenuto sempre questa posizione e vorrei che Gianni continuasse a tenere questa linea per evitare, dopodiché è chiaro che abbiamo dovuto fare le cose, le abbiamo fatte, le abbiamo portate avanti anche in contrapposizione con chiunque, non ce n'è mai preoccupato, lo stesso Valerio Simone non sa di sostenendo Franco Massimo Alci della regione, voglio dire, non è che è un problema. Questa linea di equilibrio diciamo esterno la dobbiamo portare. Io vorrei solo fare due considerazioni, sono Antonio Zitto, sì. Vorrei fare due considerazioni di carattere politico, aggiungendo delle valutazioni, alcune delle valutazioni alle cose che diceva Roberto. Uno, caratterizzare l'impegno di Gianni in questa battaglia congressuale, che significa anche affermazione di una sua leadership meridionale, sui contenuti della politica meridionalistica. Due, sulla territorialità, cioè nel senso che in provincia di Salerno noi abbiamo un partito, al di là della polemica strumentale che a volte alcuni fanno nei confronti della gestione del partito da parte di Luca, che sostanzialmente è salernocentrico. Allora io che vivo in un territorio che Andrea conosce molto bene, come la provincia di Salernitana, che ha 370.000 abitanti e che viene sacrificato di volta in volta gli interessi del capo e che alla cui classe dirigente di partito non viene data mai la possibilità di affermarsi sul piano della rappresentanza istituzionale, noi abbiamo davanti a noi una prateria. Noi inevitabilmente, quando Gianni porrà il problema della rappresentanza politica del Mezzogiorno e noi vorremmo il problema in provincia di Salerno di dare rappresentanza ai territori, inevitabilmente lo scontro con Vincenzo diventa nei fatti. Dopodiché io sono d'accordo, d'accordissimo con l'impostazione che dava Roberto rispetto al fatto che bisognasse invitare a votare un partito, perché